Palloncina, dove vai? Palloncina, vola dai, vola libera. Palloncina, occhio di luce, sogni belli, scie luminose, desiderio e libertà. Vola libera. Ciao bambini e bambine, oggi vi leggo la favola Palloncina Rossana e l'occhio luce, tratta dalla raccolta di favole Una carezza nell'anima di Tropeano Marta con musiche di Simona Arioli. Palloncina Rossana camminava rasoterra e il suo filo sembrava una coda colorata. Era sempre triste e la sua bocca a forma di cuore rosso rubino sembrava una goccia di lacrima. Tutti i bambini che la guardavano dicevano: «Mai visto un palloncino così!» Non volava più, ci osservava. Ogni giorno che passava diventava sempre più triste. Palloncina Rossana osservava tutto, non le sfuggiva niente. La mattina vedeva famiglie uscire di casa, tutte grigie e tristi, nessuno sorrideva più. Alla fermata del bus un silenzio spettrale, diceva Palloncina Rossana: «Qui non ci sono più speranze e sogni, la mattina è fatta per sognare, è un avvenire di ciò che tu vuoi che sia la tua giornata». Eppure, niente, tutto è fermo e immobile, persino i pensieri gioiosi dei bambini. Palloncina rifletteva tra sé e sé: «Qui bisogna fare qualcosa». Ma cosa? Le scuole apparivano luoghi bui e la luce del sole ormai era andata via da un bel po'. Città, paesi interi in una penombra che toglieva il fiato. Esclamò Palloncina: «Io qui soffoco, non posso continuare così, devo fare qualcosa. Ho deciso, non volo più. Da me ci si aspetta tutti, grandi e piccini, di vedermi volare, di guardarmi andare in alto nel cielo, tutti col naso all'insù, immaginando mondi fantastici. Tutti per un attimo immedesimati in quel puntino rosso e voler essere lei, Palloncina. Non pensi mai ad un palloncino chiuso in una gabbia, vero?» Palloncina Rossana, quasi in lacrime, disse: «Io esprimo la libertà che voi non avete o non volete avere». Con una forte determinazione, Palloncina Rossana disse: «Io divento una palloncina rasoterra, di quelli che ti chiedi, che sfigata, non è riuscita a volare. Vedendomi, dovresti interrogare il tuo cuore, metterti in discussione. Sì, parlo con tutti voi, sia piccini che grandi». Rossana pensò che la luce non è più umana, doveva riuscire a riaccendere questa luce negli occhi delle persone. «Luce, vieni da me, ho bisogno di te», pensò Palloncina Rossana. Ormai da giorni tutti vedevano questa strana coppia, Palloncina Rossana e l'occhio luce. Occhio Luce rassicurò Palloncina Rossana, dicendo di sapere cosa fare. Infatti, subito dopo, lo vide comunicare con le nuvole e con il vento. Iniziò a piovere, ma non la pioggia fatta d'acqua, come tutti noi la conosciamo. Erano scie luminose, sembravano carezze di luce. Scendevano lente e ricoprivano tutte le case, le scuole, i parchi, gli ospedali. Erano scie viole azzurre, sfumature calde, come fossero ricordi belli. La cosa straordinaria è che ogni scia luccicava e portava con sé un ricordo, una traccia di chi eravamo stati fino adesso. Ogni scia traccia portava con sé la nascita di un desiderio. E così piano piano le persone ritrovarono la forza e la voglia di desiderare, di sognare, e così anche i bambini ritornarono a sorridere.